Mamma, vuoi venire a giocare con me? Sofì, non posso giocare con te adesso. Dai, gioca da sola, che fra un'oretta c'è la cena. Sto finendo di lavorare. Uffi, ma io mi annoio. Vabbè, giocherò da sola e spero che la mamma potrà giocare prima che facciamo la cena. Va bene, allora vestiamo questa poverina Amy che è nuda, non so perché è nuda. Ah sì, l'avevo spogliata io per fare una cosa. Giocare questo gioco dopo non è un po' bruttino giocare da soli, cioè Estreitas, non ho dei fratelli, sono figlia unica, cioè uffi. Oh, ora che cosa posso giocare? Mamma, vieni a giocare per favore. Sì Sofì, un attimino. Adesso finisco. Intanto fai qualcosa tu che arrivo. Finisco una cosa veloce e arrivo. Uffi, però ancora stai lavorando. Cosa potrei fare? Mi annoio. La merenda non l'ho ancora fatta. Sì, lo so che è quasi ora di mangiare, ma vado a mangiare solo un piccolo spuntino. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo che cosa potrei prendere per fare la merenda. Allora, fatti biscottati? No, grazie. Sì, biscotti. Ok, marshmallow qua dentro. Ok, allora io me ne mangio giusto solo uno, Strigitas, perché dopo c'è la cena. Ok, ops. Guardate, con la Nutella. Ok, adesso basta. Però è marshmallow, almeno uno me lo devo mangiare. Sì, dai, ne mangio solo uno, questo è l'ultimo. Guardate! Ma c'è un po' troppo silenzio. Noi mamme lo sappiamo che quando c'è molto silenzio c'è qualcosa che non va con voi bambini. Qui gatta ci cova, c'è qualcosa che puzza. Sofì! Sofì, tutto ok? Sì, certo mamma, tutto ok. Estreita, scrivete qua sotto nei commenti qual è il vostro dolce preferito e a voi vi piacciono i marshmallow abbrustoliti? Sono una squisitezza così, anche senza abbrustoliti. Sono buonissimi i marshmallow. Ok, lo spuntino l'ho fatto, però sai chi c'è?
tanto la mamma non mi vede, sono troppo golosa. Wow! Non sono molto convinta. Sofì, che stai facendo? Sto mettendo a posto la camera. Ok, bene. Tra poco, così finito, arrivo. Non glielo dite a mamma Moni, vi prego, pietà. Non fate rumori, eh? Ce ne sono così tanti che non scendono. Allora... Guardate questo coso. Non vi preoccupate, Estrellitas, ne mangerò solo un pochino e dopo mangerò tutta ma tutta la cena. Wow! Che cosa mi potrei mangiare? Orologio! Sofì, ma come mai? Oh mamma! La pancia! Ma hai mangiato qualcosa a scuola in mensa che ti ha fatto male? Come mai? Fammi vedere adesso come risolvere questo problema. Mettiti seduta, dai! Fammi vedere, dai, mettiti seduta. Amore, fammi sentire. Scotti! Oh mamma, ma tu hai una febbre da cavallo! Adesso vado a prendere il termometro e ti misuro subito la febbre. Tu stai qui tranquilla, eh? Eccomi qua col termometro. Dammi. Mettiamolo. Adesso stai qui buona, buona.
e aspettiamo di vedere quanta febbre hai. E dopodiché dovrò chiamare per forza la pediatra, la tua dottoressa, perché io non so proprio che cosa darti in questo caso di male al pancino, a parte magari non so se i rimedi della nonna possono servire, però è meglio chiamare la dottoressa, se no magari un po' di limone, latte e miele, però è meglio chiamare, vediamo quanta febbre hai. Intanto faccio io il saluto, tu non ti sforzare, perché voglio che tutte le nuove Estreitas ci conoscano. Hola Estreitas! Io sono Sofì e lei è Moni. E insieme siamo Las Lunas! Però amore, tu non ti sforzare. Allora, facciamo così Estreitas. Se volete che Sofì guarisca, non so cosa hai mangiato a scuola, che cosa è successo, lasciateci un like, iscrivetevi e cliccate la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri video e sui nuovi video. Allora, tu rimani qua che mancano ancora 2 minuti, io vado un attimo in cucina perché ho le cose in pentola per la cena, devo finire di cucinare, cioè di vedere a che punto è, ok? Arrivo subito. Tu stai qui buona, non ti preoccupare. Oh no, adesso si accorgerà la mamma, no! Ma cos'è questo disastro? Ma queste sono tutte cartine di caramelle smangiucchiate? Tutti i marshmallow, tutti i biscotti... Ah! Tutti i cioccolatini che c'erano qui! Sofì, cos'hai combinato? Ma che cosa è successo? Ci sono tutte le cartine di là, tutti i dolci mangiati, ma sono tantissimi! Tutta la dispensa di dolci che abbiamo in casa è finita! Non mi dire che ti fa male la pancia perché ti sei mangiata tutti i dolci! E che mi annoiavi, volevo fare merenda, ne volevo mangiare pochi, ma poi... Sofì, li hai mangiati tutti? Fammi vedere quanta febbre hai. 39! Oh mamma, Sofì, no, devo chiamare subito la dottoressa. Oh mamma mia, dottoressa! Pronto? Sì, buongiorno. Sì, salve dottoressa, guardi, mi scusi se la disturbo a quest'ora che ormai è ora di cena, però abbiamo un'emergenza. C'è Sofì che ha fatto un'indigestione di dolci. Sì, è qui a casa e le fa male tantissimo la pancia. Sì. Cosa facciamo? Ok, guardi, la ringrazio, arriviamo subito, grazie. Sofì, la dottoressa ha detto che ci visita Estreitas, per fortuna la dottoressa adesso visiterà subito Sofì, scusateci. E adesso ci vestiamo e andiamo subito dalla dottoressa e vi facciamo sapere come va, dai, andiamo. Sofì, ti porto i cappotti e tutto quanto. Ma come ti è saltato in mente di mangiare tutti i dolci in una volta? Ma non si fa! Ma bambini, ma voi lo sapete che non si fa di mangiare così tanti dolci? Guardate che cosa succede! Perché io sono golosa! Adesso prendo le giacche! Sofì, vestiti, dai! Sofì, collabora! Collabora! Dai! Ok! Lo so che sei male, però dobbiamo andare dalla dottoressa. Non voglio. Forza. Non voglio. Chiudiamo. Stai su. Oh, mamma mia. Mami, non è un fare esagerato così. Scusa. Copriti bene, non devi prendere freddo che hai 39 di febbre. Andiamo, alzati, ti devi alzare. Dai. Andiamo, amore. Ci vediamo dopo. A dopo, Estreitas. 20 minutes later.
Eccoci tornate! Non vi preoccupate, Strigita, sto benissimo! Siamo andate dalla dottoressa per privacy, non vi abbiamo fatto vedere nulla perché non vuole, anche perché la dottoressa è un po' severa. E dopo ti ha fatto una bella visita prima e mi ha dato la medicina naturale. E adesso stai bene, però dobbiamo tenere controllata la febbre, ma tutto a posto, ormai sei guarita praticamente. Yeah. Allora, Estreitas, mi raccomando, lasciateci un like, iscrivetevi, cliccate la campanella, ma soprattutto rimanete con noi per i saluti! Ci vediamo per i saluti! Salutiamo Graziano dal Locorotondo, Valeria Facci e Samira Guebre da Belvedere. Besitos! Salutiamo Fizza, Elisa Motena, Giovanni Burre da Grosseto. Besitos! Salutiamo Fatima, Asia e Amina, Jessica Barranca e le sue sorelle Ludovica e Sofia, si chiama come me, e Matilde, la mia compagna di classe, e anche sua cugina o cugino, quello che sia, e suo fratello. Besitos! Salutiamo Maria Rosa Izzo, Nafi e Carlotta Cantarella. Besitos! Salutiamo Giuliana Macchia da Lizzanello, Chiara Ciotola e Jasmine di 9 anni, agli stessi anni di me, dalla Lombardia, come noi! Besitos! Salutiamo Omo e Fanta, Ginevra e Lucrezia e Fatima Erra! Besitos! Salutiamo Varshana, spero che l'ho pronunciato bene, e Viam e le sue due sorelle! Viam o Wiam? Non sappiamo. Besitos! E per ultimo, ma non ultimo, salutiamo Susanna Campanaro, Fatu Lagnane e tutte le Estrellitas che ci stanno guardando! E quindi anche te! Besitos! Sono data degli schiocchi! Rimanete con noi, ci vediamo per il prossimo video, rimanete sempre con noi, guardateci, lasciateci commenti e vi vogliamo tanto bene! Ciao! Ricordatevi, non mangiate così tante caramelle! No, non si fa! Sofì, meno male che ora stai bene!